Oggi facciamo la pappa per Mariuccio. Sei pronto? Allora, che cosa mettiamo? Allora, si compra il pollo così, intero, si mette qua dentro, col petto, con l'aletta e tutto quanto il resto. Così, vedete? Io sto fatta mangiare una settimanella. Ti piace questa musichetta? Allora, senti. Poi dopo che cosa facciamo? Mettiamo zucca, perché siamo in stagione della zucca. Ma sta zucchina che c'entra? È finita, non c'è più. Poi, questo è parmigiano, la buccetta. E poi il sedano. Anche a Roma si chiama anche sellero, vero Mariù? Qua. Poi, aspetta, dobbiamo togliere una cosa brutta che ci ho visto. Va, ecco qua. Vado, metto qui. Poi, la bieta la metteremo verso la fine, perché non vogliamo stracotta. Ma anche la bieta gli diamo. E la cipolletta? Va bene, un pezzettino. Ecco qua. Fra quanto ci vediamo? La patata. C'ha ragione, camera uomo, c'ha sempre ragione. C'è la patata, ma è poca. Fra quanto ci vediamo? La carota? Eppure la carota mi sono dimenticato. Aspettate un attimo, vai, così. Carota. Mario, qua c'è un po' di tempo, ci dobbiamo andare a fare una passeggiata. Allora, noi andiamo a fare una passeggiata a Campo dei Fiori, Lungotevere, Trastevere, ritorniamo. Fra due orette siamo qua e vi faccio vedere come finiamo la pappa di Mariuccio. Saluti tutti, ciao ciao. Guardate qua che meraviglia, mi viene voglia da mangiarla a me. Guardate che brodino che è uscito fuori. Allora, zucca, patate e cipolla, metto qui dentro, guardate che meraviglia, spettacolare, caro Mario, ti sto facendo una pappa da paura, guardate qui. Allora, poi abbiamo il polletto, guardate qui. Allora, tutto quello che è da spolpare lo metto qui. Allora, ecco qua, quindi comprate un pollo intero, lo fate dividere in quattro parti, senza gamba, senza zampe, senza testa, e ve lo mettete, lo fate quello che ho fatto io, se vogliamo bene alla creatura, ok? La buccia e parmigiana la tolgo, ha fatto il suo lavoro, qua, pac. Poi aggiungo un po' di brodo qua, poco, perché adesso, mentre spolpo il pollo, che cosa faccio? Ci metto alla fine le bietole, perché? Perché sennò si stracuocevano, invece voglio una verdura poco cotta. Adesso, bietole, sempre non in busta, comprate il mazzo di bieta, così, vado, un po' me lo tengo freddo, di brodo, ecco qua, e adesso faccio il lavoro di spolpamento. Attenzione agli ossicini, la pelle io non la metterei, quindi solo carne, solo ciccia. Vediamo un po' se vi piace la ciccetta, vediamo un po', Mario, dai, posso? Intanto questo è il primo assaggio, andiamo avanti. Guardate la bieta, cotta appena 2 minuti, vedete ancora è un po' crudina, poco, ecco qua. Poi prendo invece qui le carote, belle cotte, la zucca, mamma mia che bontà, bella cotta, eccola qui, perfetto. Poi uso il brodo freddo, perché sennò è troppo caldo, così lo faccio mangiare subito. Filtratelo sempre il brodo, attenzione. La carne, petto di pollo, coscia di pollo, collo di pollo, tutto gli diamo. Poi, che facciamo? Sei pronto? Che stai mangiando? Parmigiano, ok. Un goccio d'olio buono, perché ragazzo, vedo. Giorgio Franci, vai. Adesso frulliamo, io ho fatto una piccola parte. Poi mi raccomando, io ho chiesto al mio pediatra, voi chiedete al vostro se è giusto fare così. Vado, aggiungo un altro pochino di liquido, freddo. Oh, che mi stai a toccare il braccio? Piatto. Allora, senti un po' se... No. Giusto, è perfetto. Sei pronto? Sei pronto? Vai. Com'è? Eh? È buono, amore? Vai. E niente, da casa Mariola... Vi auguro a tutti quanti i bambini che ci guardano con appetito e mamme, fate queste pappette che sono fantastiche, dai, forza, draghetto. Mariuccio ha mangiato, poi abbiamo messo a giocare. Io non l'ho assaggiato però, senti che sta a fare quei giochetti? Tra bossino. Senza sale, mi raccomando, eh.
Che bontà il sedano, si sente tutto. Però tutti i giorni possiamo fare questo? Li adoriamo i bambini. Guai chi li tocca, però io che faccio? Per fare ghiaccioli di ghiaccio utilizzo questo, sassone a pentola. Metto tutto qua dentro e poi metto a congelare. Se avete una battitura ancora meglio, così si formano meno cristalli. E così dovete mangiare per tutta la settimana. Mi raccomando, un bacio a tutti i vostri bambini. Ciao.